Adventures of the Ghoul Squad. Ghoul Squad. Ciao Ghouls e benvenuti nel canale ufficiale YouTube di Welcome to Monster High. Oggi andremo a fare le recensioni di Draculaura How Do You Boo First Day of School, come avete scelto nel sondaggio che abbiamo fatto sulla nostra pagina Instagram. Allora, questa Draculaura esce nel 2016 insieme a tutte le altre protagoniste reboot nella versione First Day of School. E così con loro si comincia una nuova serie Monster High con questi nuovi visi. Comunque, prima di tutto vi dico che questa Draculaura arriva senza piedistallo e senza spazzola e anche senza diario, essendo comunque la nuova base, arriva solo con la sua borsa, che è questa. È una borsa fucsia fatta a forma di caramella con delle ali da pipistrello e non è apribile. Comunque, Draculaura, come sapete, è la figlia del conte Dracula ed ha sempre la pelle di un rosa che va verso il bianco, le orecchie a punta anche se non si vedono essendo coperte da capelli, e i canini da vampira. I suoi occhi sono di un viola abbastanza acceso e in questo caso è struccata. Non ha trucco, ha solo questa riga sopra l'occhio marrone e forse un leggerissimo ombretto rosa che è talmente leggero che in fotocamera non si vede molto, forse. Ecco qui. Ma in realtà è praticamente struccata. Draculaura ha anche questo rossetto rosso, anche se in fotocamera sembra più rosso di quello che è, perché in realtà va un po' sul fucsia, ed ha sempre il suo cuoricino fucsia sulla guancia. Il vestito di Draculaura è un pezzo unico, anche se sembra un due pezzi, in realtà è un pezzo unico. Ed è composto da questo merletto plastificato celeste con sopra questo collo nero, ha delle maniche rialzate bianche e la parte sopra di questo vestito è fucsia con dei pois neri ed altri con delle forme a pipistrello molto simile alla forma della borsa. Sopra la gonna ha questo strato di tessuto nero e la gonna le arriva al ginocchio, è veramente molto molto ampia, fucsia, con il disegno di una rete nera, dei cuoricini celesti e dei fiocchi neri. Le scarpe di Draculaura sono fucsia con i lacci celesti e un'ala da pipistrello come tacco. Come accessori, Draculaura ha questi orecchini ad ala di pipistrello celesti. I suoi capelli somigliano molto a quelli della base originale, sono sempre legati da queste due code e sono sempre neri con le mesh fucsia, anche se in questo caso sono mossi. E ha una frangia bella bombata davanti. Ok, adesso vi faccio un piccolo confronto con la vecchia Draculaura. Eccole qui le due basi, la base del 2010 e la base del 2016. Come possiamo vedere è cambiata molto. Allora, la pelle è rimasta su per giù quella, se non per il fatto che la Draculaura Reboot l'ha più rosa. In questo caso la base originale è più alta rispetto alla Reboot, il che è strano perché le Reboot di solito sono più alte rispetto alle Old, ma questa cosa secondo me è positiva perché Draculaura in realtà nella serie TV è molto molto bassa e le hanno fatto un corpo nella Old secondo me troppo alto rispetto alle altre. Gli occhi, come possiamo vedere,
sono di un colore diverso perché qui sono più spenti e nella reboot più accesi. Le labbra qui sono più carnose e qui sono più fine e anche più sorridenti. Il che, allora, secondo me questa Draculaura con questo viso è molto più vampira e molto più mostro. Allo stesso tempo la Draculaura reboot con questo viso richiama di più il suo personaggio, quindi a me piace forse di più la Old, però diciamo in questo senso stanno pari, quindi insomma decidete voi secondo voi qual è meglio. Lo stile cambia totalmente, devo dire che lo stile della base è sicuramente migliore, è fatto proprio meglio ed è veramente una vampira nella base. Mentre nella nuova, secondo me, è veramente troppo semplice e non richiama assolutamente il fatto di essere vampira. Mi dispiace dirlo, perché a me Draculaura Reboot in realtà piace. Cioè, mi è piaciuto il suo reboot, non dico che non mi piace. Ho diverse Draculaura Reboot e ho diverse Mostra Reboot. E devo dire che molte sono bellissime, ma questa Draculaura, diciamo che non mi è piaciuta perché è troppo semplice, secondo me. Per il resto i capelli, l'acconciatura rimane identica, solo che in quelli della nuova Draculaura sono molto più corti e sono mossi. Comunque, per il resto non credo che ci sia altro da dire, insomma, quello che vedete, come vedete, è cambiato abbastanza. E fatemi sapere su Instagram cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, mettete un like e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! The adventures of the Ghoul Squad. Ghoul Squad.